La notte numero uno di Vicenza è XO e questa sera per voi in console Alicante. Ilario, benvenuto su Enjoy Television. Buonasera. Prima volta all'XO, innanzitutto come ti sembra il locale e che tipo di DJ set stai andando a fare? Locale molto carino, c'ero stato un'altra volta e rispetto all'altra volta è cambiato, hanno cambiato la postazione della console che mi sembra molto migliore. Niente, bella gente, bella situazione, si prospetta una bella serata. Giovanissimo, però suoni locali veramente di fama mondiale. Non hai fatto la gavetta? Bella domanda. La gavetta l'ho fatta come la fanno tutti. È stata un po' più corta, però l'ho fatta anch'io e sono stato, diciamo, fortunato a non averla fatta troppo prolungata, diciamo. Innata, ho letto, già da giovanissimo. Sì, e anche ora sono, cioè, ora non è che sono vecchio, però insomma sì, è stata da sempre, da quando ho 14 anni che mi sono avvicinato al mondo della musica e continuo. Ma che consiglio daresti ai DJ che provano ad emergere? Sono i dischi che fanno la differenza, l'ho già detto anche l'altra volta alla tua collega. È la cosa più importante, è produrre, fare dischi e con quello farsi conoscere e andare avanti. Ecco, a livello di produzioni cosa hai in cantiere adesso? Adesso il 26 novembre esce il mio nuovo disco su Cecil, che saranno due dischi più un remix di Marcus Fix e Robert Dietz. E poi ho moltissima roba in cantiere, un remix per Adult Only, un altro EP su 3120 e altri lavori che tengo un po' più top secret. Col tempo vedremo. E cosa ci puoi dire della collaborazione con la Metempsicosi? È una grande famiglia con cui mi trovo benissimo e ho sempre lavorato e porto avanti questa collaborazione che mi trovo benissimo. Il tuo genere musicale all'estero è più considerato rispetto in Italia? Purtroppo all'estero forse c'è una cultura più avanzata della musica. Quindi mi trovo in certe situazioni all'estero di essere magari più apprezzato, dove il pubblico è più attento. Magari il pubblico non molto giovane, quindi magari più esperto, però anche in Italia non ci possiamo lamentare, insomma. Circa Living Near Africa? È appunto il mio prossimo disco su Cecil, suonato da molti DJ internazionali, punto molto, penso sia una bella hit. Ilario, grazie mille, ci puoi fare un saluto per tutti gli amici di Enjoy Television? Grazie a voi, Enjoy Television, la migliore.